culo, che nervoso. Beh, insomma, manco c'ho poi di sedermi per fare sto cazzo di partita. Perdiamo una partita. Raga, contatemi i tiri che ha fatto il Lecce in tutta la partita. Come al solito. Contatemi cazzo di tiri che ha fatto. Ho spaccato anche la sedia, ho spaccato, porca puttana. Due tiri, il colpo di tacco, che poi anche qui, ragazzi, anche qui. Incredibile, ragazzi, incredibile che ogni partita io me ne devo scoprire una nuova. E gol in rovesciata, e gol all'ultimo secondo, e gol con la mano, e gol di tacco, e vaffanculo. Non riusciamo a fare gol a un Lecce che ti ha fatto due tiri, di cui uno al 93esimo che a Japong tira una sassata che va in tribuna. Porca miseria. Raga, non ho parole, non siamo riusciti a fare gol. Salvataggi sulla linea di Meccariello. Miracoloso il portiere su calcio di rigore su Menez. Mille cross, non ci siamo arrivati mezza volta. Tiro di qua, tiro di là, ma vaffanculo. Io mi incazzo di brutto perché perdiamo una partita in chiera per noi importantissima. Ma tu dici, minchia, ho perso contro il Lecce perché il Lecce è più forte. Raga, porca puttana, sto... Ha rotto il cazzo. Il Lecce, ragazzi, è più forte di noi sulla carta. Basta pensare che noi 11 titolari siamo partiti avanti con Rivas e Charpentier. Loro sono partiti con Massimo Coda e Stepischi. Quindi c'è anche lì cazzo. Ma noi, per come siamo scesi in campo a partita singola, tu dici chi è più forte tra le due? Chi è più forte tra le due? Noi, perché raga, abbiamo giocato meglio. E lo continuo a dire, abbiamo giocato meglio. Ma questo che mi rode il culo. Perché abbiamo giocato bene, abbiamo giocato meglio degli avversari e abbiamo fatto cagare. Nel senso che non siamo riusciti a buttarla dentro. Raga, non siamo riusciti a buttarla dentro. Ma porca miseria, ma dove cazzo sta il bomber di questa squadra? Non abbiamo un bomber in questa squadra. Uno che almeno gli dai, toh, tira sto cazzo di rigore. Menez va bene, ma gli dai anche lì troppa responsabilità. Sto qua arriva che non gioca da 20 partite. Gli dici, toh, batti il rigore. Nemmeno Dennis lo poteva battere perché arrivava da due rigori sbagliati. Piuttosto lo fai battere a Folorunci, una botta centrale, spacca la faccia al portiere e vaffan 13. No, no, ogni volta. Entra alla via di secondo tempo, ci abbiamo un calcio di rigore che tra l'altro non era manco rigore, mai che con la furbizia diciamo, minchia, gli stiamo rubando un gol che non c'era nemmeno solo, mai la furbizia di dire così. Poi raga, boh, cioè, espulso Massimo Coda, tu dici, vabbè, ora uno in meno, già il Lecce sta soffrendo da 20 minuti a questa parte, minchia, ora uno in meno, dai, qualcosa succede, un cross che ti va di culo di qua di là, un autorete, se no proprio non abbiamo i bomber che ci fanno gol, qualunque cosa, no. No, e ancora no. Siamo una squadra ridicola, siamo fanculo, va. E quest'anno dobbiamo ringraziare Dio. Sapete come mai? Perché ci sta andando benissimo. Per il semplice fatto che ci sono altre squadre che non riescono a fare punti sotto. Perché 18 partite, 17 punti. Sei sotto, sei in zona playout, in zona retrocessione. E a noi ci sta dando di culo che ci sono le varie Ascoli, le varie Entella, Cremonese, Pescara e Cosenza che sono sotto di noi. Ci sta dando di culo per questo. E mi sono dimenticato pure la Reggiana. Perché mettete caso, cioè perché negli altri campionati le squadre retrocedevano anche con 44-45 punti. L'anno scorso il Trapani aveva più di 40 punti del retrocesso. Ed è retrocesso. Noi abbiamo fatto 17 in 18 partite. Siamo sotto la media in confronto alle partite. Altra partita, ragazzi, che io so dire regalata, perché tu dici, io raga non reputo queste partite qua che dici minchia lei ci ha giocato meglio, no e ancora no, perché l'Entella è venuto sul nostro campo, ci ha schiaffato tre gol e ti dico bravo Lempoli ci ha fatto tre gol, 3-0, finisce la partita, ti dico bravo Empoli, sei un fenomeno, va bene, perfetto, finisce lì, te la sei venuto a cercare la vittoria, l'hai trovata, bravo. Il Chievo, quella lì è una vittoria, nonostante le nostre cappelle che abbiamo fatto, nonostante noi abbiamo giocato male, tutto quello che volete, ok, questa partita qui l'abbiamo fottutamente regalata. Siamo uno dei peggiori attacchi di questo campionato e io mi incazzo perché non gli dici vabbè la prossima la vai a giocare contro una Reggiana della situazione, con tutto il rispetto per la Reggiana che quest'anno ci ha anche messo in difficoltà, o anche l'Ascoli per dire che ci ha battuto ed è ultima in classifica, no, perché la prossima contro il Frosinone che si deve riscattare, la prossima ancora contro la Salernitana che lì sopra in classifica si sta giocando ancora la promozione, tutte queste cazzate qua, quindi abbiamo delle partite difficilissime. Se noi buttiamo la prima partita che andiamo a fare dopo questo stop megalattico, andiamo a buttare qui la partita, perché abbiamo buttata, perché uno in più 20 minuti di assedio. Devi fare gol, porca di una miseria, devi fare gol, devi fottutamente fare gol. Scendiamo in campo nell'arco di tutta la partita,
tu vai a vedere la partita e dici, minchia, comunque la Reggina è una bella squadretta, dai, adesso gliela va a recuperare, il Lecce non sta facendo un cazzo, è in difficoltà, di qua, di là, buchi la mamma, ta. No, no, no. Noi siamo la regina, noi siamo la regina, noi riusciamo a fare un gol, noi riusciamo a fare un gol, uno in più, 30 minuti alla fine, sbagliamo un rigore, salvataggi sulla linea, miracoli di Gabriel, tiro fuori che becca all'esterno della rete e qualunque cosa, qualunque cosa è successo. Rivas, ne vogliamo parlare, anche Rivas all'inizio della partita, da solo contro il portiere, tira, sbaglia. Uno, Rivas si fa male, infortunato, entra Menez che non sta andando bene fisicamente e uno dice, e va bene. Ok, due, Charpentier infortunato, prima il ginocchio destro, poi il ginocchio sinistro. Torna, dopo anni che non gioca, Charpentier sono anni, poverino che non gioca. Ha avuto il Covid, quindi poverino, c'è cioè che cazzo di sfiga tutta lui. Oggi torna, fa il debutto con la maglia Amaranto. Secondo tempo, ricomincia il secondo tempo da 2 minuti. Charpentier, strappo muscolare. Cioè, raga, ma questa è sfiga. Ma questa è sfiga. E vabbè ragazzi, che devo dire? Questo video termina qui dalla mia nuova sedia bella rotta. E ora vi edito questo video sperando che di farvelo più corto possibile. Raga, mi sono sfogato. E buttiamo via i punti come al solito. E niente, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!